Guido d'Ippolito è stato uno dei personaggi più importanti dello sport calabrese di tutti i tempi. Non sembri eccessivo considerare che la nascita carismatica dell'uomo Enzo Ferrari, prima come direttore sportivo dell'Alfa, poi quale creatore delle vetture di Maranello, fu assicurata anche grazie al supporto, ma soprattutto all'abilità di questo pilota catanzarese. Guido d'Ippolito nasce a Nicastro il 14 settembre del 1892. Figlio di una nobile famiglia lametina, cresce fra racconti di antenati audaci, da cui è ben presto attratto. A soli 16 anni frequenta l'Accademia Automobilistica di Torino e, dopo averne acquisito la patente, parte per la guerra mondiale, dove rischia la vita a rifornire le prime linee di viveri e munizioni. Tornato in Calabria, assume la rappresentanza della Ceirano, casa automobilistica poi assorbita dalla Fiat. A bordo di una Super Sprint Kiribiri, conquista a Catanzaro la sua prima vittoria nella Coppa Macri, dal 64 divenuta la Ponte Coraccio Tiriolo. E l'avvio di una fulgida carriera che lo copre di successo in soli 6 anni di attività, prima del tragico epilogo. Intanto il Drake di Maranello fiuta la storia del campione calabro e nel 1931 lo chiama nella squadra Alfa Romeo, di cui Ferrari è direttore sportivo. Guido è un vero talento, ma schivo e modesto. A Lamezia però i suoi successi erano grande motivo d'orgoglio collettivo. Fra il 1930 ed il 32, d'Ippolito miete risultati in tutta Italia e persino in Europa. È quarto assoluto e primo di categoria nella targa Florio del 31, a bordo di un'Alfa 1750 cm cubici, sfiorando anche i 190 km orari. Lo sport automobilistico in questo periodo comincia a manifestare i rischi della sua pratica, sia a causa delle precarie condizioni di sicurezza, sia rispetto alla velocità delle vetture. Il 10 luglio del 32 Guido d'Ippolito, in coppia con Piero Taruffi, domina il Gran Premio del Belgio, ma ne è riconosciuto vincitore morale in quanto un pistone forato della sua Alfa 2300 cm cubici ad 8 cilindri gli toglie l'alloro, relegandolo al secondo posto. Sulla sua numero 40 esordisce il mitico marchio giallo-nero con il cavallino rampante, ispirato allo stemma dell'eroe dei cieli Francesco Baracca e fornito a Ferrari dalla moglie del celebre aviatore. Pochi giorni dopo, il pilota calabrese giunge secondo al circuito Principe di Piemonte, dietro il leggendario Tazio Nuvolari, suo amico ed estimatore. Intanto Guido si è sposato con Antonietta Librandi, da cui ha avuto i figli Enrico e Ninfa. Ma l'8 di ottobre del 1933 il destino lo irride. Alla Coppa d'Oro Principe di Piemonte, d'Ippolito comanda la corsa per 500 km, poi cede il volante al copilota Francesco Severi. All'improvviso, nei pressi di Avellino, un carretto carico di botti taglia la strada della vettura ed una stanga colpisce al capo d'Ippolito, che, assopito durante il suo turno di riposo, muore sul colpo. Terminava precocemente ed in modo tragico la carriera motoristica di quello che il noto giornalista Marcello Sabatini ha giustamente ribattezzato Nuvolari del Sud, esaltato peraltro da un terzo posto assoluto nella Mille Miglia del 32 in coppia con Scarfiotti, padre di Lodovico che diventerà pilota Ferrari. Con d'Ippolito la Calabria scoprì la passione automobilistica e la prima infatuazione ferrarista, una favola della Magna Grecia che tutta l'Italia avrebbe dovuto e dovrebbe conoscere meglio.